E continuiamo a parlare di Mediterraneo. Mediterraneo è il mare che circonda l'Italia di fatto, ma è diventato improvvisamente un fronte. Da quando il rapporto non è stato più est-ovest, ma nord-sud, il Mediterraneo è diventata la linea di confine e non più la linea di unione che era prima. Riccardo Maggi alla Camera è uno di quelli che ha seguito di più questa vicenda che sta trasformando, purtroppo, come hanno detto gli osservatori, il Mediterraneo è uno dei più grandi cimiteri del mondo, purtroppo. Allora, vediamo di capire cosa sta succedendo, perché al di là della propaganda, chiamiamola così, c'è un'informazione che deve essere data. E purtroppo quando si confondono i fatti con le opinioni non è mai semplice. Questo è uno di quegli argomenti in cui troppo spesso, grazie anche ai talk show, ci ritroviamo con le opinioni al posto dei fatti. Ecco, partiamo da qualche fatto, Riccardo. Ma intanto grazie, grazie dell'invito e di questa occasione. Quello che dicevi tu sicuramente è un fatto. Io ricordo un'affermazione di Marco Pannella degli ultimi anni della sua vita che definì quello che avveniva nel Mediterraneo un nuovo olocausto. E qui il numero dei morti ci dice che questo è effettivamente un nuovo olocausto, rispetto al quale però nessuno vuole prendersi, diciamo, la responsabilità politica, se non altro di limitarlo, di occuparsene, e in molti finiscono per assumersi la responsabilità politica di aggravarlo o comunque di non intervenire per limitare la perdita di vite umane che c'è. Ci sono dei punti fermi negli ultimi anni sui cambi di strategia che il nostro paese ha tenuto rispetto a questi eventi. Uno sicuramente, un punto di svolta è stato quello del 2017 con il memorandum Italia-Libia. Ed è un punto di svolta, ma insieme è anche un punto di continuità, perché quel memorandum venne siglato dall'allora governo Gentiloni, ministro dell'Interno Minniti, che seguì in particolare il dossier. E qui c'è già una piccola parentesi da aprire: noi c'è una tradizione per cui sono i ministri dell'Interno italiani, Minniti prima, poi Salvini, poi Lamorgese, ad occuparsi di questa faccenda che in realtà si tratta di trattati internazionali, dovrebbe essere una faccenda che occupa prima di tutto i ministri degli esteri. C'è quasi un retaggio coloniale, io vedo, in questo aspetto qui, o comunque il fatto di dire, siccome noi l'immigrazione la viviamo come una questione di sicurezza, mandiamo là il nostro uomo nel governo che si occupa di sicurezza e di ordine pubblico. Quasi Ecco. che, scusami Riccardo, quasi che la Guardia Costiera diventa la polizia coloniale di una volta, paradossalmente. Purtroppo io questo è il sapore che vedo e che comunque l'effetto ovviamente non è un effetto positivo. Però il tratto di continuità è anche con il fatto che quel memorandum riprendeva e in qualche modo rinnovava l'accordo fatto da Silvio Berlusconi quasi 10 anni prima con Gheddafi. E questo fu anche il motivo per cui da un punto di vista formale quel memorandum Italia-Libia è stato, diciamo, come si dice, ratifica, è entrato in vigore in forma semplificata, che vuol dire senza una ratifica formale da parte del Parlamento, senza un voto, una discussione e un voto in Parlamento, nonostante in base alla Costituzione questo non possa avvenire, può avvenire solo per i trattati internazionali che non prevedono, diciamo, dei contenuti di indirizzo politico generale e non prevedono l'impiego di risorse finanziarie. Questo invece è un memorandum che ha entrambe queste caratteristiche. Cosa è accaduto con quel passaggio, in sintesi? Beh, si è scelta una via di cooperazione. La cooperazione con una parte dei poteri che in Libia gestivano sia il controllo del territorio, le milizie che gestivano il controllo del territorio, sia in parte il traffico di esseri umani, chiedendo loro in cambio di risorse, in cambio anche di in qualche modo appalti, tra virgolette, di cambiare mestiere e anziché fare affari con le partenze dei migranti, farli tenendoli lì. E quindi l'istituzione di questi grandi centri di detenzione, formali e informali, nel senso che alcuni sono istituzionali, quindi riconosciuti dai governi e dalle istituzioni libiche, altri sono assolutamente informali e quindi nei quali anche con grande difficoltà le organizzazioni internazionali riescono ad andare. E
E questa parte ha ovviamente implicato anche che ci fosse un impiego di risorse europee attraverso il Ministero dell'Interno italiano per finanziare l'addestramento della cosiddetta Guardia Costiera Libica, la fornitura di mezzi, di motovedette, la presenza italiana della Marina Militare Italiana nel porto di Tripoli come supporto logistico e anche come supporto meccanico, proprio per dare una mano ad aggiustare le motovedette, a fare la manutenzione di queste cose. Ecco, e questo ha rappresentato un cambio, questa è la linea di continuità. La linea di discontinuità è rispetto a quello che era accaduto negli anni precedenti, in particolare con la missione Mare Nostrum, che aveva visto la Guardia Costiera, ma anche la Marina Militare Italiana, collaborare con le organizzazioni non governative che fanno salvataggio in mare, in quegli anni lì, 2013, 2014, 15 e 16, salvando decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone. È interessante, facendo un salto, che nelle settimane scorse la ministra degli esteri tedesca ha fatto una proposta che è quella proprio di riprendere una missione di salvataggio congiunta europea nel Mar Mediterraneo. Purtroppo dal governo italiano non è avvenuta, non è stata colta al volo questa proposta, come a nostro avviso sarebbe stato utile fare, perché è ovvio che in questo momento dire, anziché blocchiamo le partenze, anziché continuiamo a foraggiare la Guardia Costiera Libica, facciamo una missione di salvataggio comune nel Mediterraneo, prelude a dire c'è un impegno comune poi anche nella redistribuzione e nell'accoglienza di queste persone. E quindi secondo me ha perso un'occasione il governo italiano nel non prendere al balzo quello che il ministro degli esteri tedesco diceva. C'è, Riccardo, interrompo un momento se permetti, non certo. C'è contraddizione con la chiamata in causa ogni volta delle responsabilità di Bruxelles? Perché se c'è questa apertura la si sfrutta, se non c'è non puoi poi dire Europa. Questa è una domanda cruciale ed è la domanda che manca nella maggior parte delle occasioni in cui, anche televisive, in cui si discute di questo tema. Perché noi sentiamo quotidianamente il governo italiano, non solo questo, ma anche i precedenti, chiamare in causa l'Europa. L'Europa ci lascia soli, l'Europa non ci aiuta, l'Europa ha abbandonato l'Italia. Ora, intanto, che cos'è questa Europa che dovrebbe intervenire? Quando si discute di questo in Europa, si discute nel Consiglio europeo, nel quale siedono i presidenti dei consigli, i premier, i capi dei governi, dei stati nazionali europei. E ovviamente ci sono posizioni, come su tutti i temi, di divergenti. E come sappiamo, gli alleati dei conservatori europei, di chi attualmente in Italia è al governo, non vogliono minimamente sentire parlare di una solidarietà europea, di un aiuto, di una redistribuzione. E, peraltro, la materia dell'immigrazione è una materia per larga parte di competenza degli stati nazionali, perché gli stati nazionali alla fine degli anni 90 se li sono voluta tenere gelosamente questa competenza. Quindi c'è una parte che è di competenza dell'Unione Europea con le direttive sull'asilo, sulla protezione internazionale, ma c'è tutta la parte, delle politiche migratorie che viene demandata alle leggi nazionali. E questo è l'altro corno della questione, no? Noi siamo un paese che è un paese che vive schizofrenicamente la questione dell'immigrazione. Da una parte siamo un paese, per la posizione geografica, di approdo per molti che arrivano e non vogliono restare nel nostro paese, vengono lasciati passare anche abbondantemente alle frontiere, alla frontiera con la Francia, alle altre frontiere, e questo viene fatto in violazione del regolamento di Dublino, ovviamente, perché come sappiamo gli spostamenti secondari sarebbero vietati, cioè quindi quando la Francia rimanda indietro le persone che provengono dall'Italia lo fa in virtù di quella norma. Nello stesso tempo noi siamo un paese che vive schizofrenicamente, perché abbiamo tante persone che vorrebbero venire qui, un sistema produttivo che ci chiede l'aumento del numero dei lavoratori stranieri. Abbiamo visto nelle scorse ore, il ministro Giorgetti ha depositato in Parlamento il documento di economia e finanza, in cui c'è una tavola che, dovrebbe rivoluzionare la politica italiana. Quella tavola dice in maniera secca, scarna, così come i tecnici del MEF sanno fare, che l'unico
L'unica variabile che può nei prossimi 40-50 anni modificare il rapporto tra debito e PIL nel nostro paese, riducendo il debito, è l'aumento di lavoratori stranieri. Di fronte a questa cosa, si dovrebbe da domani, da oggi, tutti quanti, e in primis il governo, cominciare a lavorare, ad investire risorse per l'accoglienza qualificata, cioè per l'accoglienza che fa anche formazione linguistica, formazione professionale, e per l'inserimento nel mondo del lavoro. Cioè questa tavola del MEF dovrebbe cambiare il dibattito pubblico sull'immigrazione. A maggior ragione, concludo, se teniamo conto che la scorsa settimana si è aperto il click day. Che cos'è? È il momento in cui, in base al decreto flussi, diciamo, che afferisce alla legge Bossi-Fini, le aziende italiane, gli imprenditori italiani possono fare le domande per chiamare i lavoratori stranieri. C'erano disponibili 82.000 chiamate, cioè 82.000 posti. In 3 ore si sono esauriti gli 82.000 domande, ma sono arrivate a 240.000. Questa è la realtà che non è governata del nostro paese. Cioè, un governo dovrebbe dire: noi dobbiamo accontentare il sistema produttivo e accontentare queste persone che spingono e che hanno voglia di venire ed integrarsi. Invece il dibattito è fermo su posizioni, voi volete farci invadere, posizioni appunto poi che si contrappongono a questa. Riccardo, ti proporrei in chiusura, se sei d'accordo, una sorta di gioco tipico dei giornalisti sportivi. È chiaro, tu sei un parlamentare di opposizione, questo conta, ma ci sono anche molti giornalisti sportivi che fanno le pagelle dichiarando fondamentalmente il tifo della squadra per cui si stanno occupando. Allora, se ti dico da 1 a 10 il ministro Giorgetti... 5. Ministro Tajani? Un altro 5 anche a lui. E c'è qualcosa che li accomuna, lo voglio motivare, certo. Perché è la pavidità, diciamo, da un punto di vista politico, cioè nel senso che Giorgetti è uno che appunto non si scopre mai, non assume mai una posizione che sia minimamente rischiosa, e Tajani è un po', diciamo, l'altra faccia di questo modo di fare in politica estera. Però diciamo che sono tutti e due dei grossi difensori, nel senso, sempre calcisticamente parlando, Giorgetti ha difeso una strategia. O degli stopper addirittura, sì. Mentre a centrocampo chi c'è? Ma guarda, secondo me a centrocampo in questo momento c'è uno come Salvini, cioè lui ha rinunciato. Mi ha sorpreso da questo punto di vista, nel senso, ha capito che era il momento un po' di indietreggiare, ha cominciato a far vedere che non è quello che ricordavamo negli anni passati, e si sta un po' cucinando la Premier Meloni, nel senso che fa vedere che lui è quello dei nastri, poi li vedremo questi nastri e queste inaugurazioni delle opere pubbliche quante saranno, il ponte, voglio proprio vedere il ponte sullo stretto, ma comunque quello che si occupa del fare, delle infrastrutture, di queste cose, e nel frattempo sta mandando avanti i suoi a livello parlamentare che rilanciano proprio sui vecchi temi, quindi sul tema dell'immigrazione. Quello che sta accadendo sul decreto Cutro sta accadendo perché la Lega in Parlamento ha presentato degli emendamenti per modificare il decreto che anche i ministri della Lega avevano votato in Consiglio dei Ministri. Quindi stanno continuamente rilanciando, perché per loro comunque è un win-win. Se poi il governo non li segue, loro prenderanno lo scettro di quelli più cattivi nel governo. No, è un po' quello che aveva subito dalla Meloni nella scorsa legislatura, stando in maggioranza con Draghi, mentre Meloni faceva quella più massimalista. Ma Giorgia Meloni dovrebbe essere in teoria la punta. Giorgia Meloni è una punta che secondo me è un po' spuntata già, perché se noi chiediamo agli italiani, oltre che a chi segue la politica, agli addetti ai lavori, a chi la segue per varie ragioni, da quanto tempo sta al governo Giorgia Meloni? Insomma, a me sembra già un'eternità, e sembra già che abbia preso diversi inciampi, insomma, no? Che abbia fatto diversi inciampi. Secondo me
Uno è quello della questione del PNRR. Ora non ci dilunghiamo su questo, che non è l'oggetto, però quella è una questione che secondo me il governo pagherà, perché a un certo punto verrà fuori che non c'è la capacità del paese, ma anche del governo, di utilizzare queste risorse, e comunque loro a gennaio hanno smantellato la struttura che il governo Draghi aveva preparato per monitorare e per gestire queste risorse. L'hanno smantellata. Ovviamente era legittimo che lo facessero, ma poi uno si assume anche le responsabilità delle conseguenze delle scelte di governo. Ma cioè, finendo poi, vediamo anche un altro aspetto in chiusura, finendo un po' il discorso delle pagelle di alcuni ministeri, lo hai chiamato tu prima in causa, c'è cioè il Ministero degli Interni, che oggettivamente io non lo conosco personalmente, uno dei ministri che non conosco, però è una manna per i vari Osho, Mano, Macox, insomma, per la satira politica. Un po' meno per la cronaca politica e per gli effetti. È la conferma, diciamo, che violare una vecchia regola, secondo me, di, come dire, di lettura, di tradizione liberale, anche, diciamo, non paga, e anzi fa pagare un duro prezzo. C'è la regola che un magistrato non dovrebbe mai fare il ministro della giustizia, un prefetto non dovrebbe mai fare il ministro dell'interno. Questo governo li ha entrambi. Cioè a un magistrato a via Arenula e un prefetto al Viminale. È la cultura delle corporazioni. È un po' quello, e un po' anche la mancanza di cultura politica costituzionale, perché insomma, secondo me fino a qualche anno fa a nessuno sarebbe venuto in mente di fare questo. Cioè, era venuto in mente a Renzi con Gratteri, come ricordiamo, poi pare che ci sia stata lo stop di Napolitano in quell'occasione. Però ecco, questa cosa viene di solito declinata per quanto riguarda il Ministero della Giustizia. Secondo me vale altrettanto e vale come sul Ministero dell'Interno. Il fatto di non avere una figura politica che quindi dà un indirizzo politico di qualsiasi tipo, e invece di avere un approccio assolutamente tecnocratico, che è quello che ha portato in alcune occasioni Piantedosi a fare letteralmente delle bruttissime figure, come nel caso di Cutro, della presenza a Cutro, delle prime frasi dette. Sono delle gaffe da un punto di vista istituzionale, la mancanza di qualsiasi sensibilità politica, in quel caso anche umana, va detto. Però io credo che lo stato d'emergenza, forse anche lo stato d'emergenza sull'immigrazione, ha anche la funzione in qualche modo di spostare dalle mani di Anche Piantedosi la materia, no? per due ragioni, quella che dicevi poi, perché effettivamente apparentemente sembra inadeguato alla responsabilità di oggi. C'è però ecco, una cosa che vorrei chiederti: l'esperienza, giocavamo prima sulle pagelle dei cacciatori, adesso facciamo invece lo spogliatoio. Ma quando vengono fuori delle cose che sono oggettivamente con un minimo di spirito di autonomia del parlamentare, che in teoria, in base all'articolo 61 della Costituzione, rappresenta tutto il paese e non il segretario che l'ha eletto. Ma quando vengono fuori certe cose dai banchi del governo abbastanza singolari, a tuo avviso ci sono parlamentari della maggioranza che ovviamente fanno squadra, che però sono perplessi? Sicuramente ci sono, e mi è capitato anche di raccoglierne la perplessità, ma insomma, ovviamente questo in Certo. transatlantico, nel corridoio. Ad esempio, tutta la vicenda Donzelli del Mastro, beh, ha lasciato più che perplessi molti dei colleghi di Donzelli e di Del Mastro, ma non dico solo del centrodestra, ma anche proprio del gruppo di Fratelli d'Italia. Insomma, mi è capitato di discuterne, di parlarne. E ha distrutto, secondo me, in modo irreparabile l'immagine del ministro Nordio, che è arrivato dovendo, diciamo, alimentando le aspettative di tanti su un approccio garantista, liberale, sulla giustizia, separazione delle carriere, giusto processo, limitazione della custodia cautelare, cose bellissime, condivisibilissime. Poi sono partiti e hanno fatto il decreto rape, che aumenta le pene, cioè reati universali uno a settimana, con gli scafisti, con la gestazione, e quel punto lì, cioè Nordio che arriva in aula e dice:
e difende l'indifendibile è stato un po' secondo me la fine politica, diciamo, di una possibilità di un ruolo politico di Nordio, anche perché si è capito che conta più il suo sottosegretario di lui che è ministro. E poi c'è anche una singolare tradizione, mentre lo raccontavi veniva in mente una storia che apparentemente non c'entra, ma che invece c'entra molto. Quando nel PC bisognò espellere quei dissidenti che poi divennero quelli del manifesto, quello che venne indicato per l'attacco era Pietro Ingrao, che era il loro padre putativo, quindi quello che ci si aspettava che li avrebbe difesi li ha dovuti attaccare, poi Rossanda, Pintore, eccetera. Sono quando si muovono certe culture, virgolette, di chiese, poi alla fine succede questo. L'ultima cosa veramente, poi ti lasciamo andare, è un argomento con cui giochiamo in casa. Spesso e volentieri abbiamo sentito dire, abbiamo detto che il problema, la malattia di questo paese è l'informazione. Per Marco era veramente vitale perché era un gate che non si riusciva a scavalcare. Oggi però con i social, con 100.000 sistemi, è ancora così vitale l'informazione. Siamo realmente convinti che i giornali, i telegiornali siano così determinanti per un pubblico che non legge giornali e che spesso non guarda la televisione? Dunque, ancora da quello che leggiamo, dagli studi, dalle ricerche che ci sono su questo, ancora la televisione, i telegiornali, i talk show televisivi hanno un ruolo, soprattutto per come si compone anagraficamente l'elettorato italiano e, diciamo, quelli che vanno a votare poi alla fine, che non sono tantissimi, sono sempre di meno. Gioca sicuramente un gioco crescente, comunque su numeri di massa, internet e i social. E anche lì però con effetti che non sono meno nefasti, nel senso che poi alla fine avviene sui social, diciamo, una dinamica che spesso è quella di, diciamo, di disinformazione o comunque di creazione delle vere e proprie fake news, di creazione, insomma, l'apoteosi c'è stata anche perché è un caso di scuola che è stato studiato con il referendum Brexit, no? Che è, lì effettivamente è dimostrato che sostanzialmente è stato condizionato con delle bufale, con delle notizie false, il voto finale che ha fatto uscire la Gran Bretagna dall'Unione Europea, cioè non una cosetta così. C'è stato anche Trump e il condizionamento. Certamente, e poi successivamente Trump. Allora, questa cosa fa capire che cosa? Che noi avremmo necessità di una discussione che purtroppo ancora non avviene, che deve avvenire sia a livello europeo, c'è stata la proposta di un regolamento da parte della Commissione europea, ma anche a livello di legislazioni nazionali sulla propaganda elettorale, che è una propaganda che è ferma agli anni 50, quindi in un'epoca in cui tutto questo, tutti questi media non esistevano, non erano nemmeno immaginabili, sulla regolamentazione della comunicazione, della comunicazione politica, ovviamente con la grossa sfida di non cadere in forme di censura, però con la sfida di responsabilizzare le piattaforme rispetto ai contenuti che vengono veicolati, o comunque di responsabilizzarle nel senso di fornire un'informazione corretta qualora l'informazione che circola è in modo conclamato l'informazione falsa. Senti, allora chiudiamo col pronostico, facciamo la schedina. Quanto regge il governo? 1x2, un anno, finisce il mandato, non lo possiamo prevedere? Ma a me, diciamo, io dico un anno, ma perché mi piace, anche perché mi piace pensare così, e perché penso che ci siano oggettivamente dei segnali di mancanza di tenuta. Questo non vuol dire non vuol dire che ci sia un'alternativa pronta, questo è il problema, ce lo dobbiamo dire chiaramente, perché non esiste un'alternativa pronta, e quindi io spero che vi sia da parte delle forze in generale progressiste, democratiche, riformatrici, con tutte le loro varie sfumature, la capacità di utilizzare quest'anno che resta, diciamo così, al governo Meloni per mettere in campo un'alternativa competitiva. Grazie Riccardo Maggi, noi ci risentiamo. Grazie anche a voi. Grazie a te Carlo, grazie a voi, a Radio Radicale. Ciao. Ciao.